Nella notte Palermo è tornata a bruciare, almeno una ventina di punti diversi della città, con cassonetti e intere discariche lunghe decine di metri date alle fiamme. I cittadini sono esasperati per la protesta di dipendenti della società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che chiedono certezze sugli stipendi. Dai quartieri periferici al centro storico la raccolta è ferma da 4 giorni perché la società ha annunciato ai Netturbini che potrà pagare solo la metà delle spettanze di questo mese. Anche oggi gli operatori sono tornati a bloccare le strade, non hanno un programma degli scioperi, mentre i turisti che iniziano ad affollare Palermo guardano esterrefatti i cumuli di immondizia. Scene simili a quelle della Napoli di 2 o 3 anni fa, con le montagne di rifiuti che invadono le carreggiate e bloccano persino i piani bassi dei palazzi. Così la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per verificare se si configurino ipotesi di reato. La società che si occupa della raccolta in liquidazione è gestita da 3 commissari. Non ha i soldi per pagare gli stipendi dei suoi dipendenti. Spera nel rinnovo del contratto con il comune per la manutenzione. Ma l'amministrazione, retta a sua volta da un commissario, non ha i 2,5 milioni di euro per il pagamento degli stipendi dei lavoratori. A pagare sono i palermitani che subiscono lo sciopero con proteste di piazza e traffico impazzito. In paralisi anche il Consiglio Comunale, alle prese ormai con le imminenti elezioni. Ci sono crediti per circa 85 milioni di euro nei confronti degli ATO e dei comuni della provincia che hanno utilizzato la discarica di Bellolampo, come un cane che si morde la coda mentre la città brucia.